La cosa che mi ha fatto veramente ridere in questa giornata è che proprio oggi è uscito sul canale di Davo, e vi lascio il link qui sotto nei commenti e nella descrizione, un video nel quale volevamo, io, lui, Kinoshi, Colpo Gobbo, Benve e tutta la community di Heavy Regiment Inugai, volevamo sottolineare chi fosse la Juventus. Ci domandavamo chi siamo noi, e ognuno di noi ha tirato fuori un episodio particolare che l'ha colpito nella sua storia di tifoso juventino. Incredibile vedere come la Juventus sui suoi social network ha pubblicato un altro video che avrete sicuramente visto, dove dice: "Noi siamo la Juventus". Sembrava rispondere completamente alla domanda che ci eravamo fatti sul canale di Davo. Tra l'altro, sono due video da pelle d'oca, brevi, corti, ma con un pathos interno che vi faranno emozionare già adesso con più di 24 ore d'anticipo. Quindi passate in descrizione, andatevi a vedere quel video e scaricate anche OneFootball, perché c'è l'app, il link per scaricare l'app sul vostro cellulare, e so che la volete, perché volete rimanere aggiornati al millisecondo per tutte le novità di formazione, per quella che in questo momento non mi vergogno di definire la partita più importante della stagione, quella che fino adesso è stata la partita più importante della stagione. Quindi scaricate immediatamente OneFootball e lasciate anche un mi piace a questo video, perché stiamo andando alla grandissima e questo mi piace potrebbe continuare ad agevolare il mio percorso di crescita, e di questo devo assolutamente ringraziarvi. Ragazzi miei, appunto, la partita più importante dell'anno, non mi vergogno a dirlo, ed è evidentemente quella partita che tutti gli anni arriviamo a voler vedere e tutti gli anni ci fa una paura incredibile, perché tutti gli anni l'andata poi è un disastro, è una catastrofe. E allora per quest'anno, per la prima volta quest'anno, vogliamo assolutamente passare il turno con una grandissima prestazione. Vogliamo veramente ribaltarla questa partita. In Champions League eravamo andati bene fino alla debacle di Oporto, e non possiamo assolutamente permetterci di sbagliare. Allora, chi ci perde da questa partita? Se la Juventus esce, ha perso tutto. Se il Porto esce, era naturale che uscisse con la Juventus, no? Quindi abbiamo da perderci solo noi, esclusivamente noi. Non lasciamoci tirare in ballo il discorso: però abbiamo visto con la Lazio che no, con la Lazio è già passata, l'abbiamo già archiviata, non c'entra più niente. È stato 3, 2, 4 giorni fa, frega niente. Quella partita è andata, è terminata. Non possiamo sederci sugli allori e far riferimento a partite del passato che sono state giocata ad alto livello, ma dobbiamo invece avere nella nostra testa la partita dell'andata, quella no che non è finita, perché è una partita da 180 minuti, ne abbiamo giocati solo 90, e solitamente la Juventus nel primo tempo non fa bene e poi rientra in campo nella ripresa, questa Juventus di Pirlo sempre più concentrata. Noi dobbiamo fare questo, ci siamo giocati malissimo il primo tempo, il gol di Chiesa tiene ancora tutto vivo, dobbiamo dimenticare quel rigore al 90esimo che abbiamo richiesto, su cui Ronaldo si è arrabbiato, dimentichiamolo, non ci hanno fischiato. E adesso giochiamo con la consapevolezza che non possiamo uscire dalla Champions League. È stata una conferenza stampa, quella di Pirlo e Bonucci, veramente molto bella, anche intensa. Pirlo ha dato delle risposte che sembrano banali, ma che sono veramente efficaci. Quella che mi è piaciuta di più è sul suo futuro. Gli hanno detto: "Ma lo sai che negli ultimi 2 anni quelli che allenavano hanno perso questa partita in particolare, il ritorno in Champions League dopo una brutta andata, e non sono stati confermati? Ti senti in difficoltà? Hai paura di questa partita che potrebbe risollevare, rivolgere e rivoluzionare il tuo futuro come un calzino?" E Pirlo ha detto: "Se avessi paura non sarei nemmeno qua in conferenza stampa, come per dire io ci sto mettendo la faccia e so per certo che i miei ragazzi domani faranno una buona partita. Io spero che l'abbiano preparata bene". Me lo auguro, assolutamente. Mi ha fatto ridere un passaggio in particolare su Danilo. Gli hanno chiesto: "Domani Arthur potrebbe partire titolare?" E lui ha detto: "Sì, molto probabile, potrebbe essere, ci guardiamo, può succedere". Anche perché senza Danilo non abbiamo altri centrocampisti in grado di giocare in quella posizione. Non ha detto neanche senza Bentancur, ha detto senza Danilo. È stato un lapsus probabilmente quello di Pirlo, ma che ci fa anche capire un po' quello che sta pensando e quello che è il suo pensiero in questo momento, vedendo la partita di Danilo l'altra sera contro la Lazio e vedendo tutte le partite giocate da Bentancur in quel ruolo. Anche lui probabilmente ha ben chiaro in testa chi è effettivamente il vice Arthur, e fa ridere perché è Danilo che è un difensore. È tornato Cuadrado, lo sostituirà lui, dato che Danilo è squalificato per questa partita. Ci sono altre informazioni interessanti che venga innamorata, sta sempre meglio, ha detto Pirlo, l'abbiamo visto sabato con la Lazio. C'è Chiesa che sta attraversando un periodo di forma allucinante,
Chiellini potrebbe essere uno dei giocatori indiziati a partire dal primo minuto. C'è l'ipotesi difesa 3. Oggi si sono allenati tutti. Tutti si sono allenati quelli a disposizione. Tutti. Tranne De Ligt. Tranne De Ligt, che ha fatto poi un po' di. Da solo. Ha fatto un po' di allenamento da solo, personalizzato. Perché non sta ancora benissimo. E ancora una volta va gestito invece il minutaggio di McKennie, perché è sempre in quella condizione in cui deve recuperare un po'. Ha riposato invece Cristiano Ronaldo, non ha riposato Bernardeschi, e Bernardeschi potrebbe essere uno dei giocatori indiziati a partire dal primo minuto. Si è parlato tanto ancora di Bernardeschi terzino sinistro. Io non sono dell'idea che domani debba partire titolare nella posizione di terzino sinistro, ma sono assolutamente a disposizione de delle idee di Pirlo. Perché so benissimo che per questa partita si devono essere guardati in faccia, negli occhi, come uomini, prima che calciatori, prima che professionisti, come uomini, e capire lo stato attuale delle cose. Signori, Cristiano Ronaldo è 3 anni, 3 anni, nei primi 3 anni alla Juventus, da quando alla Juventus, che fa delle figuracce in Champions League, arrivati all'eliminazione diretta. Noi domani possiamo non essere più in Champions, noi domani possiamo giocarci una parte incredibile della stagione. E va bene che in Serie A possiamo sperare in qualche passo falso dell'Inter, possiamo sperare in qualche punto rosicchiato dalla Juventus, però l'obiettivo scudetto è là, è lontano, dobbiamo impegnarci noi e sperare che non vadano bene gli altri. Champions League invece dobbiamo soltanto sperare in noi, e non vi dico che dobbiamo vincerla, ma fare sicuramente un ottimo percorso. Poi quando sei lì, nelle ultime quattro, nelle ultime due, una volta nella nostra vita ci andrà bene, ma per arrivare lì in quella posizione, domani non possiamo sbagliare. Io non so quale sarà la formazione di domani, non ho idea di chi saranno gli uomini scelti, se nemmeno Bonucci sarà titolare, dato che Bonucci stesso lo dice, dice: guarda, io sono qua, sono pronto, sono a disposizione. Poi alla fine è il mister che decide chi va in campo e chi no, a seconda di tanti, tanti fattori. Una cosa che mi ha impressionato tantissimo nella conferenza stampa di entrambi è che hanno sottolineato come la partita di domani dovrà essere una partita di calma, di tranquillità, di consapevolezza, far scorrere il cronometro e ragionare sul fatto che la Juventus, se vuole, può battere il Porto. Noi all'andata abbiamo fatto schifo, va detto. Cioè non è che dobbiamo nasconderci, no, però no. Abbiamo fatto schifo, abbiamo regalato un gol, abbiamo fatto schifo e siamo stati fortunati anche ad avere un risultato di 2-1 che ci permette tanti, tanti micro risultati efficaci con poco sforzo. Io sono qua che sto male, perché siamo esattamente in quel momento della stagione dove si decide tutto. Alla fine, queste singole gare qua sono quelle che ti fanno rivalutare un po' tutto il discorso, tutta la baracca che può rimanere su, perché non possiamo permetterci, per il terzo anno consecutivo, di uscire dalla Champions dopo aver sbagliato l'andata e di uscire contro una squadra che sulla carta non è al tuo livello. La Juventus domani ha tutte le carte in regola per passare il turno, ma dovrà farlo in una sola maniera, giocando da Juventus. Chi siamo noi? Noi siamo la Juventus, ma solo quando lo vogliamo. Cristiano Ronaldo, Pirlo, Buffon, tutti gli altri giocatori che hanno vinto di tutto in carriera, hanno fatto delle carriere strepitose. Si saranno anche rotti i coglioni, eh? Si saranno anche rotti i coglioni di uscire da coglioni da questa competizione. Allora i coglioni domani li dobbiamo tirare fuori, non dobbiamo farli.